Finisce 0-0 tra il Fasano e il Corato al termine di una partita non giocata certamente al meglio dai biancazzurri di casa. Il tecnico Giuseppe Laterza, forse pensando già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, lascia in panchina Ganci, Serri e Corvino. In campo Gennari al posto dell'infortunato Morga, Palma e Amodio, forse all'ultima partita con la casacca fasanese. Richella trova spazio sulla fascia sinistra e Bernardini va a coprire il ruolo di metronomo di centrocampo. Il Corato affida tutto alle esperienza dei centrali Colangione e Altares e al trio d'attacco di Rito, Cotello e Perna. I primi 20 minuti sono pressoché di studio, tanto che non si registrano azioni da rete da ambo le parti. Al 20° allora ci prova Richella con un'azione personale, ma la conclusione è da dimenticare. Stessa sorte un minuto dopo per un tiro del coratino Perna servito da Di Rito. Al 24° punizione di Amodio che si spegne tra le braccia di Casella. Pericoloso invece il Corato al 27° con Di Rito che si porta a spasso mezza difesa e poi conclude, ma trova Pellegrino pronto alla respinta. Il Corato ci prova ancora al 39° con Cotello su punizione, ma ancora Pellegrino è attento. Al 41° è la compagine di mister Laterza a sfiorare il vantaggio. Gennari si libera di Altares, ma calcia alto quella che è decisamente la più ghiotta occasione del primo tempo, che si chiude sullo 0-0. Così come nel primo tempo anche la ripresa si apre con una fase di studio e allora Laterza getta della mischia forse fresche in avanti, fuori Palma e Amodio, dentro Serri e Corvino. Al 64° Gennari va in gol su cross di Serri, ma il centravanti è in fuorigioco e l'arbitro annulla. Dentro anche Ganci per dare ordine al centrocampo e fuori proprio Gennari. Il Fasano non riesce a sfondare, ci riesce quasi all'85° quando Serri verticalizza per Richella che calcia alto. Stessa sorte all'82° per una conclusione di Ganci dalla distanza. Quando stanno per scadere i 4 minuti di recupero è il Corato che per poco non porta a casa l'intera posta in palio. È Pellegrino ad essere provvidenziale sulla girata di Di Rito. Finisce in parità, ma è un Fasano che deve cambiare ritmo in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia a Casalano di giovedì prossimo.